Ciao ragazzi, benvenuti e bentornati agli iscritti di questo canale. Sono arrivate importanti novità dal mondo DreamWorks. Sigla. Vi parlo oggi, ragazzi, di DreamWorks, una nota azienda tutta italiana che nel mondo del vaping esiste da sempre e che per quanto riguarda la produzione di aromi credo sia andata a toccare ogni tipologia e ogni categoria. Oggi DreamWorks finalmente ci propone la sua categoria di aromi tabaccosi trasparenti e lo fa non con una ma con ben due linee. Una linea composta da quattro tabaccosi singoli chiamata Foglia Oro e una linea di tre blend di tabacchi chiamata Cliff. Entrambe le due linee sono state realizzate attraverso un innovativo processo di estrazione organica chiamato Liftec. Un processo di estrazione aromatica direttamente dalla foglia del tabacco, grazie al quale si riescono ad estrarre, appunto direttamente dalla foglia, tutte le proprietà organolettiche e aromatiche di ogni tipologia di tabacco. Resta sottinteso ovviamente che il risultato di questo innovativo processo di estrazione è un liquido totalmente trasparente a bassissimo impatto sulle coil e che quindi può essere tranquillamente utilizzato sia su sistemi pod mod che su sistemi a testine prefatte intercambiabili. La linea foglia oro, come già accennato, attualmente è composta da quattro tabacchi singoli e sono rispettivamente Virginia, Burley, Kentucky e Latakia. Oggi ne andremo a vedere due. Ma di che cosa vi sto parlando? Vi sto parlando, ragazzi, rispettivamente dei DreamWorks Foglia Oro Virginia e Foglia Oro Burley, che dotati di questa grafica curata ed elegante vi arriveranno in un formato scomposto da 20 ml al quale aggiungere 40 ml di base neutra per arrivare ad un totale di 60 ml. Ma bando alle ciance, andiamoli a provare. Partiamo, ragazzi, dal DreamWorks Foglia Oro Virginia, che io andrò a provare inizialmente sul sistema pod mod, anche perché, come dico sempre, il sistema pod mod è il primo sistema che la maggior parte delle volte si trovano davanti gli entry level che vogliono iniziare a smettere con le bionde. E quindi Virginia Foglia Oro DreamWorks. Passiamo, ragazzi, al sistema rigenerabile. Io lo andrò a provare sul Diplomat di Centenary Mod, campana quella più ampia, stondata, e quindi Virginia Foglia Oro DreamWorks. Allora, ragazzi, per quanto riguarda questo Virginia Foglia Oro di DreamWorks, devo dire che è un buon Virginia ed ha una particolare carica aromatica. Note secche e sentori paglierini sono presenti e ben riconoscibili. Riscontro delle punte di velatura dolciastra che mi accompagnano fino a fine svapata, che mi vanno ad arrotondare quelle che sono le note dolci caratteristiche del Virginia e ad esaltare la parte legnosa. Davvero un buon Virginia. Ma passiamo adesso al Burley, che andremo a provare inizialmente anche in questo caso sul sistema pod mod, quindi Burley Foglia Oro DreamWorks. Passiamo adesso al sistema rigenerabile, io lo andrò a provare sul Baika SE e quindi Burley linea Foglia Oro DreamWorks. Devo dire la verità, ragazzi, questo Burley Foglia Oro di DreamWorks mi ha lasciato piacevolmente stupito, perché è dotato di una carica aromatica, devo dire, importante. Carica aromatica che si concentra molto su quelle che sono le note erbacee e principali che ti arrivano a inizio svapata. In espirazione e da metà svapata in poi arrivano ad accompagnarti anche quei sentori di legno tostato e fieno. Un Burley davvero completo, veramente buono. Che cosa dire, ragazzi, di questi due prodotti appartenenti alla linea Foglia Oro di DreamWorks? Devo dire la verità, sono due prodotti che mi hanno piacevolmente stupito. Sebbene siano dei tabacchi semplici, io li chiamo semplici perché sono dei tabacchi chiari e che per la maggior parte delle volte vengono proposti
a chi vuole iniziare ad abbandonare le bionde, sono comunque dotati di una buona restituzione aromatica. Sono dei tabacchi che, per quanto abbiano una leggera persistenza, ti lasciano la bocca pulita. Rientrano pertanto nella sfera di quelli che chiamo io gli all day, perché possono essere utilizzati tutta la giornata senza che ti impastino. Come avete visto, sono andato a utilizzarli anche sul sistema PodMod e devo dire che sul sistema PodMod assumono una maggiore analogicità, molto probabilmente anche perché questi liquidi sono stati realizzati principalmente per questa tipologia di sistemi. Ma devo dire che sul sistema PodMod, rispetto all'atomizzatore rigenerabile, mi va un attimo a tagliare quella che è la nota aromatica più dolce e quindi assumono, diciamo, questa maggiore analogicità. L'impatto sulle coil è davvero davvero basso, infatti ragazzi, guardando le colorazioni, il Barley è totalmente trasparente e il Virginia tende un attimo al paglierino, ma vi assicuro che con una resistenza ci fate tranquillamente tutta quanta la boccia. Questa linea, ragazzi, mi sta piacendo, sto provando anche altri prodotti di cui vi parlerò prossimamente, però devo dire che fino adesso mi ha piacevolmente stupito. Piacevolmente stupito anche perché questo innovativo processo di estrazione LifTech mi va a rendere particolari dei prodotti che già davo per scontato di conoscere, esaltando ovviamente delle note che di norma ero abituato a sentire meno. Comunque bravissimi ragazzi di Dreamos per l'impegno, perché si sente che non sono assolutamente dei prodotti fatti così a caso, si sente che c'è la qualità della materia prima e che c'è effettivamente del lavoro dietro. Quindi ragazzi, con questi due prodotti si concludono le mie prime impressioni su questa innovativa linea foglio oro di Dreamods. Nelle prossime puntate vi verrò a parlare del Kentucky e andremo poi a vedere anche i blend tabaccosi della linea Cliff. Bene ragazzi, arrivati a questo punto, io come al solito non ho più nulla da dirvi, i prodotti ve li ho descritti, fatemi le vostre valutazioni, scrivetemi voi qui sotto che cosa ne pensate, mettetemi un mi piace se vi è piaciuto questo video, iscrivetevi al mio canale se vi piacciono i miei contenuti e ricordatevi anche di spuntare la campanellina per essere avvisati sui nuovi prodotti in uscita e le mie prossime recensioni. E con questo ragazzi, noi ci vediamo al prossimo video. Ciao ciao!